Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Vediamo insieme le notizie di oggi. The Farfagans, cortometraggio italiano con effetti in 3D della durata di 5 minuti, racconta la storia di piccole creature venute dallo spazio e in un mese ha raccolto 10.000 contatti su YouTube, oltre a recensioni ottimistiche sui portali di cinema italiani ed esteri. Si tratta di un prodotto raro nel panorama del cinema breve italiano per via del massiccio utilizzo della computer grafica, seppure nella cornice di limitate risorse economiche. Uscirà il 2 aprile Gamer, un thriller ambientato nel futuro e diretto da Mark Neveldine e Brian Traylor. Il protagonista, interpretato da Gerard Butler, è un condannato a morte divenuto un'icona della cultura pop tramite un reality. Milioni di telespettatori accendono la TV per seguire il macabro spettacolo di centinaia di detenuti intenti a lottare tra di loro all'interno di un gioco online chiamato Slayers. La sua missione sarà quella di sbaragliare gli avversari e mettere fine a questo gioco al massacro. Il libro della Genesi della Bibbia potrebbe essere trasposto al cinema in un'edizione esclusiva in 3D. La produzione farebbe capo a Cary Grant, che aspetta il via libera per conto della Paramount Pictures. Il budget spazierà tra i 30 e i 50 milioni di dollari, cifra irrisoria se pensiamo al potenziale del film, ma i produttori hanno lasciato capire che il libro della Genesi non sarà un film blockbuster, ma qualcosa per le famiglie veramente religiose. Sarà davvero così? Vi lascio con il trailer di oggi. Che in via dei Ciclonini c'è una villetta in vendita? Giulia è una ragazza completamente diversa. La compro. Voglio suicidarmi. Ma veramente, Giulia, io non ti aspettavo oggi. Hanno tolto il cartello in vendita. Appena arrivano, non vedo l'ora di invitarli a cena. Che la fama esagerò. Però il menù lo decide il sottoscritto. Questo letto è molto comodo. Stronza. Parla per te. Ma una camera da letto senza un letto è una camera da e basta. È materia grigia quella che le sta uscendo dalle orecchie. Attenti! A cosa? Giulia viene a cena. Ah, che bello. Con suo fidanzato. Ah, che brutto. Ma certo, quando si stanca di uno non deve far altro che cambiare appartamento. Raccontami tutto! Che stai scemo? Passa di qui l'autobus numero 4. Giulia, papà, ma ti è cresciuto qualcosa? Filippo, ti presento il fidanzato di Giulia, Giorgio. Cosa? Usa il cervello! È l'unica cosa che ci distingue dalle lenticchie! Allora, se lo sa lei, lo dica lei. Voglio sentire chi siamo. Mostruzzi. Giorgio! Filippo! Filippo! Greta! Papà! Giulia! Giorgio! Giulia! Minchia! Piero! Signore! Vito! Che cosa cazzo sta succedendo? Per tutta la fiamma! Che cosa fa? Lei dovrebbe fingere che Alberto sia il suo fidanzato Giorgio. Addio! Non te l'ha mai detto nessuno che sei bellissimo? No. E ci credo! Basta con tutte queste bugie! Quella non è acqua e whisky! Potrebbe! Ci sono dei momenti in cui un uomo deve rimanere solo con se stesso. Ecco! E per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata!